stato posto un interrogativo, una domanda intelligente, e che mi ha costretto un po' a indagare meglio nella vita di Santa Teresina. Mi è stato chiesto da Leopoldo, che è un professore di filosofia di Vicenza esattamente, e mi ha chiesto, dice, ma in genere io ho letto nella vita dei santi delle loro mortificazioni, dei loro patimenti, dei loro sacrifici, ma se Santa Teresina si dichiara incapace di percorrere le grandi medie della via delle perfezioni, le mortificazioni allora l'hanno scoraggiata? Le hanno reso, diciamo, il cammino di santità difficile? Vedete che dinanzi, e pensiamo che nel tempo di Santa Teresina il discorso di un ascetismo rigido, forte, di una santità fatta di mortificazioni, di penitenze corporali, era molto forte. Bene, Santa Teresina dinanzi a questa sua incapacità non si è affatto scoraggiato, perché lei non confidava in se stessa, ma confidava in lui, confidava in Dio che, come abbiamo detto, la ricopriva dei suoi meriti, cioè Dio la ricopriva degli stessi meriti di Dio, nonostante le sue piccolezze. Scrive, ma non questa volta in Storia di un'anima, ma scrivendo al sacerdote padre Maurizio Bellier, lei scrive: so che ci sono santi che hanno trascorso la loro vita a praticare impressionanti mortificazioni per espiare i loro peccati. Ma che vuole? Così chiede a padre Bellier. Ci sono molte dimore nella casa del Padre Celeste. Gesù l'ha detto ed è per questo che io seguo la via che egli mi traccia. E questa via di cui parla Teresa di Lisieux è appunto la piccola via, quella che la porterà a dire che lei, non può crescere, non deve crescere, ma deve sempre più diminuire. Perché diminuendo io, Dio emerge in me. Questa via è una via, certamente, che nella vita di Teresa, e non solo, ma anche nella vita di altri santi, non è una via di tristezza, ma è una via di gioia, è una via di libertà, è una via di piena realizzazione. Ma attenzione, questa piccola via non è esente dalla croce, perché la gioia è di cui, ecco, noi siamo destinatari, la gioia di cui il Signore praticamente ci ha donato è la gioia della croce. E quindi non vi è in Teresa di Lisieux la mancanza di desiderio di vivere la croce, la mancanza di desiderio appunto di vivere questo cammino della croce. E vi leggo e concludo con una delle sue tante poesie, una poesia titolata Viver d'amore. Teresa scrive: qui sulla terra vivere d'amore non è piantare la tenda in cima al monte Tabor, è salire il Calvario con Gesù e nella croce scorgere un tesoro. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!